ha abbassato purtroppo un po' i toni della fiera primaverile, che comunque resiste. Sì, fortunatamente, innanzitutto oggi pomeriggio il maltempo sembra che ci faccia la grazia di far uscire un pallido sole, ma comunque ha retto. Diciamo che questo anche grazie a altri due eventi che si tengono in concomitanza, la Canavese Cup e il concorso internazionale di piano e canto lirico, che hanno portato una ventata di gioventù e freschezza nel nostro paese, quindi ai piccoli basta che manchi, diciamo, la pioggia scrosciante, sono tutti pronti con le loro famiglie a passeggiare per il nostro borgo. Gli espositori sono comunque numerosi e molto bella anche la musica per strada. Sì, abbiamo comunque confermato la fanfara itinerante, il laboratorio appunto per i piccini, una mostra che è stata allestita proprio a causa del maltempo presso il bar caffetteria nazionale, e gli espositori, nonostante le prime titubanze, non hanno dato forfè, comunque hanno animato perlomeno le vie del borgo storico. Prossimi appuntamenti sportivi e non? Prossimo appuntamento sportivo 24 giugno con il Gran Premio Residenze Sabaude, partenza da Rivoli, arrivo ad Aglie, ciclismo femminile a livello nazionale, quindi un'occasione non solo sportiva ma anche di valorizzazione del territorio delle Residenze Sabaude. E poi il nostro luglio alla Diese, di cui diciamo appuntamento ormai rituale, è Calice tra le Stelle, 14 luglio, 28 luglio Cena Ducale. Thank you.